Io mi ripromettevo sempre di non sgridare più i miei figli, di essere buonissima, di non riprenderli più, invece urlo, li sgrido e faccio di tutto. Quindi Camilla non è cresciuta sotto una campana di vetro, è cresciuta consapevole. Oggi è una donnina consapevole di cosa sia un cutilungo, ma che va a fare le vacanze con le sue amiche. L'arresto cardiaco nei giovani, soggetti dalla nascita a 40 anni di età, è un evento tragico, spesso inspiegato. Molte volte la causa sottostante è una malattia genetica. Nei laboratori di cardiologia molecolare e negli ambulatori di cardiologia molecolare di ICS Maugeri ci occupiamo di malattie genetiche che aumentano il rischio di arresto cardiaco, sindrome del cutilungo, tachicardia ventricolare catecolaminergica, sindrome di Brugada, ma anche cardiomiopatie, quali cardiomiopatia ipertrofica, dilatativa e cardiopatia aritmogena del ventricolo destro. Pazienti con queste malattie possono avere una vita normale, ma un giorno, inaspettatamente, avere un arresto cardiaco. La diagnosi precoce è importante, l'analisi genetica è una componente importante della valutazione di questi pazienti. Mi chiamo Valerio, ho 35 anni e sono affetto da displasia aritmogena del ventricolo destro. Siamo Federica e Martina, siamo due sorelle. Abbiamo scoperto di avere il cutilungo quando io avevo 8 anni. Mi chiamo Andrea Guerra e sono affetto da sindrome di Brugada. Sono Valentina, ho 34 anni, sono farmacista. Ho scoperto di avere il cutilungo da una semplice visita scolastica. Conviviamo con la conoscenza del cutilungo, che non sapevamo neanche che cosa fosse. Ormai da 15 anni. Assolutamente svolgo la mia vita in modo del tutto normale, credo anche i miei genitori. Forse non scalerà l'Everest, però. Nostra mamma ci diceva non correte, come fai a dire a un bambino di non correre? Inizialmente credevamo potesse cambiare totalmente la nostra vita perché ti dicono sconsigliata l'attività fisica. Essendo delle bambine, l'attività fisica la fai. Sono tornato a fare una vita normalissima. E adesso ho appena partorito, ho una bimba piccolissima. Portare un oggetto qui nel cuore ci ricorda, cioè mi ricorda come dire di essere un individuo mortale ogni giorno e quindi mi, come dire, dà ancora più valore alla mia vita.